Thomas Edison. Gli hanno detto: non sei degno di frequentare la scuola, devi andare in una scuola speciale perché sei rincoglionito. La mamma non gliel'ha detto e voi oggi avete la luce perché lui ha inventato la lampadina, che quel coglione che lo voleva buttare fuori dalla scuola non avrebbe mai inventato. Allora tu hai fatto 1000 tentativi per imparare a capire quali sono le idee giuste e quali sono le idee sbagliate. E quando ti arriverà quella giusta, tu sarai capace di coglierla se non ti fai le seghe mentali. Se tu parti, cambi il tuo presupposto, che non hai sbagliato e stai facendo esperienze, capirai esattamente qual è l'idea giusta, ti arriverà in mano. È inutile che tu dici ma gli altri, lascia andare gli altri che vanno sulla sua strada. Tu non è quella giusta, tu ti stai allenando a trovare quella giusta e se continui ad allenarti, ti arriverà quella giusta, te la troverai in mano senza neanche accorgerti. Mille idee, ma l'idea non viene dall'ego, non viene dalla mente. Non puoi tu avere progetti mentali. L'idea viene dall'intuizione e l'intuizione è fuori dalla logica. Prima tu devi avere l'intuizione e non devi avere la logica. Quando hai avuto l'intuizione, usi la logica. Invece tu stai pensando che la razionalità ti porti a quell'idea. La razionalità non ti porta a nessuna idea perché l'idea è creatività, non è logica, non è razio. Cioè, tu dici, io ho sempre avuto idee cognitive e non hanno mai funzionato. C'hai ragione, perché le idee non sono cognitive, sono ragionamenti. E quei ragionamenti lì sono sbagliati di precetto. L'idea ti esce se tu avrai il coraggio di toglierti gli schemi, di usare quella parte istintiva e intuitiva che tu hai dentro. Dopo userai la ratio per concretizzare quell'idea. Ma lo farai senza neanche accorgertene.